H1 is on fire. H1 is on fire. Stanchi di questa scritta? Sì, Dicky Deals, il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente, scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su Dicky Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. Dicky Deals, fantastico! Ciao belli, bentornati sul punto di Gio, sono il vostro Gio ed oggi parliamo dello NZXT o NZXT, come volete chiamarlo all'italiana o all'inglese, H1. Tutti noi conosciamo questo piccolo case molto carino che negli ultimi mesi ha fatto molto scalpore sia per il suo design sia per alcune problematiche relative alla sua costruzione. Allora, ultimamente c'è stato un problema molto serio, e cioè una vite di questo case che utilizza un riser cable. Per chi non dovesse sapere di cosa sto parlando, un riser cable è una prolunga che permette di interfacciare la vostra scheda grafica o comunque qualsiasi periferica PCI Express alla vostra porta PCI Express. Beh, una vite su questo riser cable a quanto pare sembrava fare un cortocircuito e quindi creare qualche problemino. Gamer Nexus è andato in fondo alla questione. Io adesso vi faccio un riassunto, ok? Bello streaming sito, perché se volete vedere il video di Gamer Nexus ve lo lascio giù in descrizione. Sono oltre 30 minuti di video in cui si fanno ipotesi, si fanno anche dei test e nel quale potete andare a vedere con precisione millimetrica e matematica cosa diavolo sia accaduto. Per farla breve, ragazzi, una vite di questo riser cable va a toccare una traccia di corrente 12 volt. Adesso, io non conosco la terminologia precisa in italiano, in inglese vi posso dire che si va a incastrare con un 12 volt plan, che immagino sia appunto una traccia o un piano 12 volt o comunque una parte del PCB al cui interno passa questa corrente 12 volt. In pratica questa vite, le classiche viti che in pratica troviamo sui riser cable, posso anche far... è questa vite in pratica. Ecco, questa vite, a quanto pare, è un po' più larga del foro creato sul riser cable per tenerlo fermo allo scheletro dello chassis e va a grattare un po' una parte del PCB, andando a rivelare questa traccia 12 volt. Che cosa succede quando una vite di queste va a toccare della corrente? Beh, si crea un cortocircuito, si crea del calore e possibilmente si crea un incendio. Gamer Nexus, il nostro caro Steve, è riuscito a riprodurre proprio questo, cioè un fuoco da un utilizzo in laboratorio. La cosa grave è, a parte ovviamente un flaw di design, perché sappiamo che NZXT non produce questo tipo di periferiche, non produce riser cable, bensì è stato affidato a un OEM, e cioè un'azienda di terze parti che produce alcune periferiche per aziende più grandi. Lasciamo stare il fatto che vogliano risparmiare, ok, per la produzione di alcune cose. Questa è una cosa che fanno tutte le aziende per andare a rientrare nei costi e per offrire a noi compratori comunque di prodotti che non costino molto. Il problema è che NZXT, e io non ho nulla contro l'azienda, credetemi, ho anche acquistato un loro dissipatore che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, l'azienda non ha preso dei provvedimenti seri fino a quando Steve di Gamer Nexus non si è dovuto mettere di punta. Il messaggio ha fatto risonanza anche con Jace2Sense, il cui video lascio in descrizione, e hanno cominciato a dire: guardate che il problema
è serio, è molto pericoloso. Questa cosa potrebbe accadere a voi, come potrebbe accadere a tantissime altre persone che hanno acquistato casomai il case rivenduto o da rivenditori di terze parti che non sono a conoscenza di questo difetto, perché è un difetto che si sa da un po' di tempo ma non è stato ancora risolto dall'azienda. Il problema è appunto questo, cioè che l'azienda non ha ancora risolto questo problema. Ora, io capisco che un case mini TX abbia delle complicanze, perché ok, sappiamo benissimo che un PC piccolino c'è poca aria, questa è una cosa lampante, bisogna restringere gli spazi, ma andare poi a dare più importanza alla forma, all'estetica, piuttosto che alla sostanza in sistemi che possono potenzialmente essere molto pericolosi per il pubblico, è una cosa che non accetto. Va benissimo il fatto che Nvidia, ad esempio, possa mettere, o comunque produttori di terze parti possano mettere dei condensatori non all'altezza di reggere le performance di alcune schede grafiche, ma quello non è pericoloso. Noi qui stiamo andando a creare una situazione in cui delle persone potrebbero davvero farsi male, o addirittura peggio, potrebbero effettivamente rimanere senza una casa, perché una casa potrebbe benissimo prendere fuoco. Potrebbero rimanere con delle ustioni addosso molto serie, o addirittura peggio, appunto, perdere la vita. E perdere la vita perché tu hai voluto risparmiare su una vite di queste, ripeto, una vite di queste, che va a toccare una traccia elettrica, beh, questa è una scelta di design che effettivamente poteva essere rivista e poteva essere aggiustata molto prima che il case fosse messo sul mercato, secondo me. Ovviamente, per fortuna, abbiamo dei grandi techtuber che vanno a indagare fino in fondo su questi problemi e che, beh, ci portano a conoscenza di soluzioni, come nel video di Jace2Sense, soluzioni che possono effettivamente darci una mano a non farci del male. C'è da dire che NZXT ha messo sul mercato, comunque ha richiamato un pochettino di unità, sostituendole con delle viti al nylon che non è conduttore, quindi non dovrebbe creare questi problemi che creano le viti normali in metallo, ma è comunque da rimproverare, da bacchettare un pochettino l'azienda, perché fino a quando Gamer Nexus o comunque Jace2Sense o altri influencer, altri youtuber non si sono messi un po' lì a far risuonare questo messaggio, diciamo che non ha dato troppa importanza a questo pericolo. Va bene, ragazzi, detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Come ho detto, oggi doveva uscire un altro, avrei dovuto registrare un altro video, però questa è una questione abbastanza importante. E specialmente voi che avete un NZXT H1, NZXT H1, se vogliamo dirla tutta all'inglese, attenzione, andate a vedere bene i video, perché viene spiegato il problema nel dettaglio e viene fatta vedere anche qualche soluzione temporanea per tamponare questa situazione molto molto ignobile. Grazie mille per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G.